Benvenuti nel mio secondo video, cari amiche e amici. Vi ringrazio per i commenti che avete tributato al mio primo video, per le condivisioni, per i mi piace e anche oggi cercherò di attrarre la vostra attenzione su determinati temi esoterici. Il tema di oggi è il nostro contatto con gli spiriti guida. E come sappiamo, cari amici, tutti abbiamo il medesimo alito di vita, ma esso prende forme diverse in ciascuno di noi. Cosa voglio dire? Che ognuno di noi ha un suo spirito vitale che è distinto dalla nostra personalità. Il nostro spirito quindi ha una sua presenza, ha una vibrazione unica. Cosa possiamo fare per connetterci con il nostro spirito? Per connetterci con il nostro spirito dobbiamo capire quali sono le attività che ci rendono vivi, che ci rendono felici, che ci gratificano, che ci stanno a stare bene con noi stessi e con gli altri. Quindi dobbiamo anzitutto imparare a connetterci con il nostro spirito, in seconda istanza con gli spiriti della natura. Le prime guide che dobbiamo percepire sono le forze della natura, cioè i quattro elementi: acqua, aria, terra e fuoco. E come connetterci con le forze della natura? Stando il più possibile a contatto naturalmente con queste forze naturali. Quindi la connessione con la terra, chiamata anche radicamento, è l'atto con cui permettiamo a Madre Terra di nutrire il nostro spirito. Quando ci sentiamo disconnessi, soli, tristi, vittime di noi stessi e degli altri, proviamo per l'appunto ad andare in un bosco, ad annusare la terra, gli odori della terra, a stenderci proprio letteralmente sulla terra per cercare una connessione più profonda con lei. E vedrete che, cari amici, che ci sentiremo immediatamente meglio. Chiediamoci il perché. A questo punto siamo pronti per connetterci con gli spiriti guida. Dopo che avremo fatto la connessione con il nostro spirito e la connessione con gli spiriti della terra, siamo pronti per avvertire anche il contatto con gli spiriti guida, che sono l'argomento principale di questo mio video. Come sappiamo, cari amici, le forze invisibili sono più potenti di quelle visibili o di ciò che qualcuno chiama realtà. Cosa voglio dire? Che ogni vita è soggetta a influenze invisibili. Persino il male che vediamo attorno a noi è il risultato della libertà data a tutti gli spiriti dalle forze creatrici. Se consideriamo che siamo deinformazione, angeli perduti, che arriviamo in questa nostra incarnazione con influenze karmiche delle vite precedenti, buone o cattive che siano, ogni giorno, ogni pensiero ci farà impegnare a cercare il contatto con le forze invisibili, perché ci collegano all'influenza divina di cui siamo diretta emanazione. Tre sono i canali che le forze invisibili hanno per mettersi in contatto con noi. Il primo canale, il più importante, è l'intuizione, un sapere che sembra venire dal niente, ma ha una sua esattezza. Percepiamo la sua esattezza. Poi abbiamo i sogni che portano nella nostra vita le immagini di queste forze invisibili. E poi abbiamo le meditazioni, forse il canale più importante, senz'altro, perché le meditazioni attingono a queste forze innalzando le nostre vibrazioni corporee e la nostra mente alle influenze divine. Possiamo quindi accogliere gli spiriti imparando a meditare. Possiamo meditare anche mentre svolgiamo le nostre attività quotidiane, o perlomeno alcune di esse, come non so, passeggiare, curare il giardino, cucinare, fare le pulizie. L'importante è smettere di pensare al passato, al futuro e concentrarsi sulla respirazione, cioè la meditazione consapevole. Il contatto con le guide, cari amici, si verifica a un livello molto profondo e molto intimo. La capacità quindi di percepire le guide riguarda la nostra capacità di connetterci con loro, di percepire queste sottigliezze e accettarle come comunicazioni importanti. La principale funzione delle guide è quella di connetterci con la nostra anima e di darci consigli, ma solo se noi glielo chiediamo. Le entità disincarnate vengono in aiuto per ricordarci un impegno, un'azione che dobbiamo compiere, oppure per consegnarci un messaggio mediante un sogno, mediante un'intuizione, mediante una visione a occhi aperti, e soprattutto per aiutare la nostra crescita spirituale.
Alcune guide ci accompagnano solo per un determinato periodo della nostra vita, cioè sono con noi finché ne abbiamo bisogno, poi vanno via ad aiutare altre persone. Alcune guide possono essere antenati o persone decedute che hanno scelto di essere a noi vicini per aiutarci anche tutta la vita. Possono essere anche due o tre, prendono un nome e questi familiari o amici defunti continuano ad operare nel campo energetico con le stesse frequenze che avevano in vita. E se pensiamo al loro nome, probabilmente sono con noi. A volte si presentano usando la scrittura, automatica. Lo scopriremo, leggendo, ciò che esce dalla nostra penna. Se nel tempo il nome cambia, vuol dire che un'altra guida ha preso il posto della precedente. Se non si tratta però di un amico o di un parente, il modo migliore per metterci in contatto con loro, con queste guide, è quello di farlo, di chiederlo telepaticamente, di chiedere il loro nome telepaticamente. La prima parola che compare, il primo nome che compare nella nostra mente è probabilmente il nome della guida. Le entità negative. Quando decidiamo di evocare gli spiriti, purtroppo c'è il pericolo di entrare in contatto con le entità negative, con le vibrazioni inferiori, con spiriti che appartengono alle vibrazioni inferiori. Questi spiriti vagano confusi nella speranza di trovare qualcuno a cui aggrapparsi per gestirne l'esistenza. Si chiamano anche spiriti erranti e gravitano nelle vicinanze del corpo sottile. Perché i loro corpi sottili, scusate, gravitano nelle vicinanze del loro corpo fisico, perché i loro corpi sottili, essendo grossolani, non riescono a disintegrarsi completamente. Per cui, per mezzo del loro doppio eterico, restano coscienti, e quindi restano coscienti del mondo fisico, ma non avendo più il loro corpo fisico, cercano di impossessarsi, purtroppo, delle persone che per debolezza ereditaria, per traumi, per uso di droghe o di alcol, hanno un'aura particolarmente debole. Loro entrano in quest'aura e ricaricano così le energie vitali, nutrendosi proprio delle energie delle persone ancora vive. È difficile difendersi da queste entità negative, però un buon tentativo per farlo può essere quello di chiedere loro di allontanarsi dalla nostra aura, di allontanarsi dalle nostre vibrazioni e di chiederlo con forza, di chiederlo con fermezza. I sintomi che praticamente rivelano la loro presenza sono gli improvvisi malumori da cui possiamo essere assaliti, la tristezza, un senso diciamo di depressione totale e sentirsi vittime di se stessi, degli altri. Allora, cos'altro possiamo fare? Un buon metodo è quello di visualizzare una luce bianca e di chiedere con insistenza di allontanarsi dalle nostre vibrazioni, eventualmente anche pronunciando la parola magica Abracas. Ma tra tutte le guide, cari miei amici, la più importante è quella, è il nostro sé superiore. Sé superiore perché il nostro sé superiore ci mette in contatto con la fonte originaria. Le guide sono semplici intermediari. Il loro compito consiste nel farci connettere con il sé superiore, il cui compito è metterci a sua volta in contatto con il Nous, cioè la coscienza suprema, la mente universale, lo spirito o sostanza divina. Allora, cari amici, questo video è finito. I materiali ai quali ho attinto si trovano su internet, anzitutto Edgar Cayce, poi la visione teosofica di Leadbeater e anche il libro sugli spiriti guida di Sonia Crochet. Vi ringrazio per l'ascolto, al prossimo video. Namaste, buona vita a tutti.